Io credo che i sindaci siano i migliori interpreti dell'istanza di sicurezza delle loro comunità, quindi le richieste del sindaco Nardella le trovo assolutamente legittimate. C'è una domanda di sicurezza, a volte una percezione di sicurezza, perché anche lì se noi ci limitassimo ad analizzare i dati statistici, questo non apparirebbe come. Però, come sta dicendo da tempo il ministro Lamorgese, noi dobbiamo un po' andare oltre la statistica e quindi dobbiamo andare a intercettare anche le paure, i bisogni. Il capo della polizia interviene sulla richiesta del sindaco Nardella di maggiori uomini delle forze dell'ordine per la sicurezza in città, per la quale ha presentato recentemente un piano antispaccio. Mi sento di tranquillizzare anche questo territorio che, peraltro, voglio dire, stiamo parlando di Firenze, una città che ha un flusso turistico importantissimo e la cui sicurezza credo debba essere garantita, non solo in primis perché i cittadini di Firenze lo meritano e questo basterebbe, ma anche perché, come si usa dire, è una cartolina del paese. Gabrielli sottolinea poi che occorrono risorse. Un cambio di rotta c'è stato, a partire dal governo Renzi, che ha sbloccato il turnover avviando nuove assunzioni. L'età media nelle questure italiane fino a pochi mesi fa era, spiega Gabrielli, fra i 49 e i 53 anni. Mi piacerebbe che tutti comprendessimo che per fare danni basta poco. Per recuperare i danni manca più tempo, perché, cioè necessita più tempo perché per fare concorsi, formare, immettere e con grande poca lungimiranza ci si è dimenticato che le grandi immissioni nelle forze di polizia sono avvenute negli anni 90. Quanto al refrain che l'Italia avrebbe troppe forze dell'ordine. Io credo che ci si dimentica sempre che questo paese ha qualche problema che altri paesi non hanno. Mi piacerebbe sapere dove esistono altri paesi in Europa, dove esistono formazioni che si chiamano 'ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra, le varie mafie che albergano nel nostro paese, le stagioni di terrorismo interno e internazionale che abbiamo avuto noi.